Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non so se mi sentirete bene, ma ho molto mal di gola da diversi giorni, quindi sarà un problema un po' parlare. E tra l'altro questa è la seconda volta che faccio il video perché non avevo attaccato il microfono. Vedevo il filo che pendeva, staccato, e ho detto cavolo. E me ne sono accorta dopo tipo 7 minuti, che palle. Comunque, vabbè, mi tocca rifare il video, ovvio. Comunque, allora, sono qui a Padova dal 21 al 24, cioè oggi il giorno in cui andiamo via e facciamo il check-out. Perché sono venuta qui per il concerto di Avril Lavigne a Padova, appunto, che non so se magari qualcuno la segue o è venuto al mio stesso evento, tipo andrà a Milano stasera. E vabbè, cioè insomma, questo concerto doveva esserci da tanti anni perché la prima volta doveva essere a marzo del 2020, poi è stato rimandato più volte e finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta. Finalmente, sono contenta. E allora, adesso vi mostro la camera. E vi dico un po' cose. Lo specchio che c'è vicino all'entrata, che è grande, pulito e cioè non tocca per terra, però è molto grande. Quelle sono le mie bellissime ciabatte. Qui c'è un appendino da tre appendini per giacche, cioè non so come chiamarlo, tre ganci. La porta con questa cosa che non vi leggo perché vabbè, ce la leggete voi, non è niente che io debba leggere o che valga la pena di ripetere. E la porta si chiude così, è un pochino scomoda, però vabbè, cioè niente di strano. Mi sento un po' stupida perché è la seconda volta che devo rifarlo e devo anche andare a fare colazione e entro le 11 dobbiamo andare via, quindi mi devo un po' muovere. Allora, questo è il phon che ho dovuto utilizzare perché ovviamente io non ci ho pensato, altrimenti me lo potevo portare. Ed è un po' scomodo perché per usarlo bisogna tenere sempre pronto questo e diventa bollente. Infatti, cioè, ogni tanto dovevo spegnerlo, altrimenti mi cuocevo. Dicevo, vabbè, i sacchetti per cose da donne varie. E lo sgabello che non abbiamo usato, il portasapone. Qui c'è questa, non so neanche come chiamarla, questo vassoietto dove dentro c'erano le cose d'hotel, tipo le cuffie, le saponettine e i saponi piccolini. Questi qui. Che non sono di nessuna marca in particolare, però sono molto profumatini. Sono buoni. Qui ci sono tutte le mie cose che vabbè vi faccio vedere velocemente perché non ci interessano. Qui c'è il bicchiere dove ci sono i spazzolini che non abbiamo usato perché vabbè, cioè io non li uso mai, neanche quelli di plastica. Quindi non mi servono proprio. Allora, questo bagno comunque ha diverse luci. Allora, questo è per quella lì e quella lì sopra la doccia. Poi c'è l'altra, quindi questa. Per questa qui. Allora, poi qui c'è, vabbè, il cestino per fortuna, il bidet che, cioè ragazzi, è palesemente Sid dell'era glaciale, cioè guardatelo, è palesemente lui. Il sapone intimo purtroppo l'abbiamo dovuto comprare perché non c'era. Cioè, secondo me è una cosa essenziale, è vero che non tutti usano il bidet, cioè tipo all'estero non c'è, come ben sappiamo, però secondo me è essenziale, cioè almeno in Italia dovrebbe esserci, però vabbè, ovviamente lo portiamo via e cioè... Ah, non vi ho fatto vedere poi bene il muro, cioè il muro come vedete è anni 70-80 tantissimo perché sia il pavimento che il muro sono uguali, con questi gabbiani rondini blu, un po' blu bianchi. Vabbè, questo è il vicino, vi faccio vedere un vicino fuori. E quello credo fosse lo scarico di una volta, blu. Questa è la doccia, allora lì ci sono, vabbè, le nostre cosine, la roba della doccia, vabbè. Questa doccia poi non è comodissima perché come vedete è raso terra, cioè non c'è un rialzamento, una conca, cioè non so manco come chiamarlo. E le cosine da chiudere, queste qui sono un po' scomode perché, cioè tipo quella di là tra poco ci cadeva addosso perché non è tipo più collegata alla parte sopra, come vedete, quindi è un po' scomodo. Qui ci sono un sacco di asciugamani, come vedete. Qui c'è l'attaccapanni per accappatoi e varie robe. Il termosifone rigorosamente blu intonato con il bagno. Poi vabbè, lì sopra cose, quel robo che non so neanche come cambiare, che è strapieno di polvere, cioè tipo se lo tocco muoio sicuro. E vabbè, cioè questa cosa qui non ho capito che cos'è. Boh, cioè non so se magari è tipo un tubo, non ho idea. E niente, il bagno è questo. Vi faccio vedere la camera vera e propria. E boh, dopodiché fine. Uscendo dal bagno sulla destra perché ovviamente se no si esce fuori, cioè
c'è questo che è per il climatizzatore, che abbiamo dovuto accendere perché in questa camera, cioè appena arrivati faceva caldissimo, perché purtroppo credo si è esposta a sud, quindi faceva veramente caldo. Poi abbiamo chiesto e ci hanno acceso questo robo, perché altrimenti già veramente era caldissimo. Io la notte non riuscivo a dormire, cioè, rendiamoci conto. Qua, qui ci sono gli interruttori e una presa, vabbè, ci sono diverse prese. Poi c'è questo qui, il tariffario, che vabbè non vi leggo perché tanto non serve. Allora, tutta la camera è attraversata da questa veneziana, così è carina, però cioè io all'inizio speravo fosse tipo dipinta, però ovviamente è incollata al muro, come vedete arriva fino a quasi lo specchio. Vabbè, a parte casini vari, cose non mie, come penso avete capito, ci sono i comodini che hanno delle aperture bruttissime, cioè poi vi faccio vedere, sia armadi che comodini hanno queste aperture così, che sono veramente scomode, brutte. Lì c'è una leggenda tipo sui numeri da chiamare per chiamare la reception di fuori e cose varie. Vabbè, le lucine che sono un po' stranine, cioè con questi cosi così, vabbè. C'è lo schienale del letto, il letto, che poi il letto cioè non era comodissimo perché il cuscino è un po' piatto, cioè non so se sembra dal video, ma vi giuro che era più piatto di quello che sembra. Poi da quello che ho capito sono due materassi singoli uniti e vabbè. Poi le coperte sono tanto pesanti, cioè ci sta questa, poi ci sta quella lì marrone che vedete, e il lenzuolo, cioè è pesante per una camera così calda. Allora lì c'è un quadro di New York, non mi chiedete perché, cioè secondo me avrebbe avuto senso un quadro di Padova, non di New York, cioè siamo a Padova e mi metti un quadro di New York, cioè almeno un quadro dell'Italia, boh vabbè, cioè chi è che ha scelto sta roba io non lo so. Allora, qui ci sta un poggio valigia, con la mia valigia e cose varie. Non fate caso al casino, mi raccomando, perché ovviamente stiamo per andare via. Qui c'è una scrivania e una sedia, anche loro anni 70-80, ovviamente. Qui dietro poi c'è una presa per la TV e altre prese varie. Una stanza non fumatori, ovviamente, e io spero che non esistano ancora stanze per fumatori, perché mi sembra un po' superata la cosa, cioè non lo so. Vabbè, lì c'è una mappa per il piano di vacazione, numeri di emergenza e così. Una luce da tavolo che adesso vediamo se funziona, perché non l'abbiamo acceso mai. Oh, guardate, funziona. Cioè non l'abbiamo acceso mai perché non c'è mai servita. Questo è l'armadio, che è abbastanza grande, anche due cassetti. Cioè non è gigante e le aperture come vedete sono quelle. E questi sono appendini, coperte supplementari sia qui che qui, è abbastanza vuoto, cioè non c'è nient'altro. Vabbè, i cassetti non li apro perché sono vuoti, cioè ho aperto tutti i comodini e sono tutti vuoti. Qui c'è la TV, che adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, la TV praticamente è saldata al mobile, cioè io vedevo che la TV era così bassa, pensavo strano, e cioè praticamente perché è saldata proprio al mobile, cioè bellissimo, vabbè almeno non cade, cioè questo è bello. La cosa brutta è che vabbè non c'è la TV via cavo, non c'è Netflix, non c'è niente, la connessione internet è lentissima, l'abbiamo usata qualche volta ma è veramente lenta, quindi diciamo che non è il massimo sotto questo punto di vista. Da farvi vedere bene, però vabbè c'è il tasto di YouTube e di Netflix. Qui c'è il frigo che ho aperto una volta sola. Allora, il frigo, ci sono dei bicchieri, questo per aprire le lattine. Qui c'è tutto il tariffario che vi faccio vedere. Come vedete le cose ovviamente costano abbastanza. E ovviamente io non prenderò niente, come sempre apro per vedere ma non prendo mai nulla. Questi sono nostri, però li devo togliere. Vabbè, ci sono comunque un po' di cosine. Addirittura c'è la birra e la lattina, non l'avevo vista. C'è anche il mini champagne, acqua, lemon soda, Coca-Cola e i wafer, questi qui. Sì, wafer e basta. Piccolino ma carino, anche se non è molto pieno. Sopra la TV c'è questo quadro che ci siamo accorti che è uguale in tutte le camere. Stupendo. Non è neanche tanto brutto, però fa ridere che sia uguale in tutte le camere. Qui vabbè c'è il cestino. E, allora, dal video non si vede, ma dentro la plafoniera c'è un'ape morta, cioè
Una cosa molto macabra, no, un pochino si vede, cioè una roba troppo macabra, dai, inquietante. Come c'è entrata non lo so. Allora, qui c'era il mio comodino con il telefono bellissimo della SIP, quindi vi lascio immaginare quanto può essere vecchio, cioè, bellissimo. Qui c'è la finestra, questa è la vista dalla finestra, cioè mi sta mettendo a fuoco le persiane, vabbè. Le finestre, adesso vi faccio vedere. Più freddo del solito, come vedete comunque cioè siamo in mezzo alle case. Questa è una parte del parcheggio, il parcheggio praticamente parte da là ed è tutto intorno. E tra l'altro sta ancora piovendo e fa anche ben freddino. Comunque qui intorno ci sono praticamente tutte case e non so se si vede, ma lì dove è quella specie di grattacielo che è un hotel, il Best Western, lì vicino c'è l'arena, quindi eravamo molto vicini all'arena, sono tipo 4 minuti d'auto, ma 40 a piedi, cioè, ok. E niente, questa è la vista da fuori, non è il massimo, però almeno non si vede il muro, quindi è apprezzabile. Sì, è apprezzabile, dai. Altro dire, vi faccio vedere tutta la camera da lontano, così potete vederla meglio. Come vedete non è, cioè nel senso, non è piccola, anzi come spazi ci sta molto. Ci sta, cioè nel senso è grande come spazio. Il bagno è un po' vecchino, cioè avrei preferito un bagno più recente, però vabbè. Abbiamo visto che tipo a piano terra sono ristrutturati, noi ovviamente fortunatissimi. E vabbè, alla fine poteva andare peggio. E boh, cioè adesso vado a fare colazione, anche perché il mio ragazzo mi uccide, cioè ho dovuto rifare il video 2 volte, gli ho detto un massimo 10 minuti. Sì, va bene. E quindi beh, io adesso vado, noi tra poco facciamo il check out, non so dove andiamo perché qui piove, non so, da altre parti, quindi boh, vedremo. Spero che questa recensione vi sia piaciuta, l'hotel in questione vi metterò il nome e la collocazione e altre robe sotto, così potrete vedere. Non credo che ci sia altro da dire, fatemi sapere se siete stati al concerto, se la seguite, se siete stati in passato, perché sono curiosa. E vabbè, adesso vado, non mi perdo in altre parole, se no tra poco mi viene a chiamare e mi si incazza. Ciao! E niente, pensavate che il video fosse finito? Invece no, perché mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante, del mio soggiorno a Padova, in questo hotel che vi ho fatto vedere, perché praticamente la cosa più importante, la cosa che aveva le recensioni più alte di questo hotel era la colazione. Allora, la colazione lì l'abbiamo fatta per 3 mattine di seguito, visto che siamo stati dal 21 al 24, quindi erano 3 colazioni. La colazione stranamente era inclusa nella camera, credo per il tipo di stanza che abbiamo preso, cioè non ho ben capito, perché comunque di solito tipo si paga a parte, e se non sbaglio poi la colazione a parte costava tipo 6 oppure 8 euro, e ovviamente se non fosse stata inclusa noi non l'avremmo messa in più, perché comunque, cioè io almeno io non mangio mai 6-8 euro, perché se 8 euro è a testa, cioè non avrei mai mangiato tutta sta roba, quindi l'abbiamo fatta visto che era inclusa. E io comunque quasi tutti i giorni ho preso un tè caldo, cioè era poi una scatolina con un sacco di tipi di tè, tisane oppure anche la camomilla. E niente, ho preso spesso il tè perché stavo un po' male, da come avete visto nel video, da come vi ho detto. Quindi cioè, non sapevo neanche cosa prendere, perché il caffè preferivo di no. Cappuccino, cose così con la caffeina, anche se poi anche il tè ha la caffeina. Però comunque il tè era caldo, mi sentivo meglio quando lo prendevo, non lo so, non vi so spiegare. Comunque ho preso quasi sempre tè. E i tè che c'erano erano quasi tutti della Twinings oppure marche di supermercato, oppure tipo la camomilla Bonomelli, cose così. Poi, per quanto riguarda invece le altre cose, allora da bere c'erano sempre le bottiglie di acqua, sia naturale che frizzante. Poi c'era una macchinetta dove tu mettevi il bicchiere e premevi, e c'erano il multivitaminico e credo una bevanda all'ananas, se non sbaglio, un succo all'ananas. Poi c'era un'altra macchinetta che dava l'acqua calda tipo per il tè, oppure caffè, latte macchiato, cappuccino, cose così, anche se poi abbiamo visto più volte la signora che si occupava di questa sala,
da colazione che usciva e rientrava dalla cucina, tipo portava dei tè caldi, cioè tipo tè macchiati, quindi non so se magari li poteva anche fare lei al momento, non ho idea. Mangiare, adesso vi illustro perché c'erano veramente tante cose da mangiare. E devo dire che mi sono piaciute tutte le cose che ho preso. Allora, c'erano da una parte tantissime cose dolci, e tra le cose dolci c'erano cornetti vuoti con la crema, con il cioccolato, oppure c'era un giorno la crostata con il cioccolato e la ricotta, che purtroppo non ho preso e c'è stata solo tipo il primo giorno, credo, perché non so se magari gli altri giorni, col fatto che siamo arrivati a orari diversi, non c'era più, non ho idea. Poi c'era una crostata con l'albicocca buonissima, mi è piaciuta un sacco. Poi i cornetti, se uno voleva, se li poteva anche riempire, perché c'erano delle specie di bacinelle con le marmellate che tu con il cucchiaio li prendevi, quindi potevi anche riempirtelo. Stessa cosa con il miele, che poi c'era il miele di acacia che io amo, a me piace tantissimo il miele di acacia, e infatti l'ho messo tutti i giorni nel tè. Poi c'erano tra i dolci anche le sfogliatelle, quelle a forma di foglia, quelle croccanti. Biscottini vari, tipo con l'albicocco, oppure quelli tutti bianchi che non mi ricordo come si chiamano, forse canestrelli, non lo so. Specie di cornettini piccoli, tipo grandi così, con dentro il cioccolato. Anche questo tipo di cornettino l'ho preso un giorno ed era molto buono, mi è piaciuto. Un angolo con tutti gli yogurt, c'erano yogurt bianchi, yogurt alla frutta tipo mela, banana, fragola, cose così. Oppure, se non sbaglio, c'era anche tipo una brocca con dentro il latte, credo, non vorrei sbagliarmi. Poi c'era una ciotola con frutta varia, tipo kiwi, mele e banane. Poi quei dispenser per i cereali, tipo cornflakes e altri cereali, ma non li ho presi perché di solito non sono abituata a prenderli, quindi non li ho proprio presi. Cioè tanti, insomma. Un po' di tipi di pane, tipo il pane in cassetta, che un giorno tra l'altro abbiamo preso. E abbiamo fatto tipo un paio di panini con prosciutto cotto e formaggio, però non so, cioè, a parte che tipo il tostapane non si poteva regolare, quindi era un pochino scomodo, infatti il pane è venuto un po' bruciacchiato, non so se magari tipo chiedendo si poteva regolare, non ho idea. E tra gli affettati, poi, se non sbaglio, c'era anche tipo salame ungherese e un altro tipo di formaggio, credo, burro a panetti piccolini. E il pane, c'erano anche tipo dei mini panini, se non sbaglio. C'erano anche le fette biscottate, quelle incartate 2 a 2, quindi, cioè, se uno voleva le prendeva, magari se le mangiava anche dopo. Cucchiaini, posate e tutto. Poi su ogni tavolo c'erano anche le scatoline tipo i bar con i diversi tipi di zucchero, zucchero fruttosio, zucchero di canna, tutti i diversi tipi di zucchero. Poi comunque credo basta, perché ogni giorno le cose cambiavano di poco, cioè più o meno c'erano sempre le stesse cose, quindi non dovrei aver dimenticato nulla. E comunque, appunto, la colazione ci è piaciuta molto a tutti e due, e infatti l'ho scritto anche nella recensione che la colazione effettivamente è buona come dicono gli altri. Quindi adesso vi saluto di nuovo perché il video stavolta finisce davvero, e ci tenevo a dirvi della colazione perché, appunto, di solito non la faccio mai. Poi vabbè, non è che vada così spesso negli hotel, più che altro magari mi capita di più di andare nei bed and breakfast. E quindi niente, spero abbiate apprezzato e che questa colazione vi abbia incuriosito e vi sia sembrata buona, perché effettivamente lo era. E quindi niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!